Brutto momento al Grande Fratello, con Rosy Cin che è stata vittima di qualcosa di spiacevole. Un'altra concorrente ha infatti detto a bassa voce una frase contro la concorrente, che è stata ugualmente udita dai telespettatori. Nel corso di un fuori onda del programma, questa geffina ha iniziato a dire una cosa all'orecchio di una coinquilina e subito si è capito che ce l'avesse con la food blogger. Il pubblico si è infuriato immediatamente. Ma al Grande Fratello non c'è stato caos solo intorno a questa concorrente, che ha attaccato improvvisamente Rosy Cin. Pure tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è scoppiata la bomba, con lei che ha attaccato il giovane e il papà di quest'ultimo, chiamandoli maschilisti. E il bidello ha replicato insultando l'attrice, brutta best, questa best che cosa mi sta facendo passare? E preannunciando che la questione non finirà solo nella casa. Grande Fratello, Rosy Cin attaccata da una coinquilina. Dunque, c'era una pausa al Grande Fratello e a quel punto Rosy Cin è stata praticamente offesa dall'altra geffina. Il video in questione è stato pubblicato da un utente su X e subito dopo sono apparsi diversi commenti dei telespettatori, che hanno preso le distanze da queste parole e hanno difeso la donna. A svelare l'arcano è stata colei che ha diffuso il filmato, la cinesina mi guarda in una maniera che non capisco. Ed è anche stato detto che quest'altra geffina ha fatto il segno degli occhi, prendendola in giro. A rendersi protagonista di quella frase tanto criticata dal web è stata una delle nuove arrivate, Rosanna Fratello, che ha sussurrato quelle parole a Sara Ricci. Ecco alcuni dei commenti più significativi apparsi in rete in difesa di Rosy Cin e contro la cantante, la cinesina? Spero che Rosy la chiami la vecchia. Ma è razzista? E certo, ieri si è messa a cucinare e ha criticato la sua cucina, lo spirito della Ricciarelli aleggia ancora in quella casa, ma questa è un'altra genia del male. Staremo a vedere se ci sarà un confronto nelle prossime ore tra Rosanna Fratello e Rosy Cin, anche se al momento la food blogger non è venuta a conoscenza di questa affermazione dell'artista che ha fatto esplodere la polemica.